Bene, e adesso domandiamo a Massimo appunto cosa pensa della situazione siriana. Allora, anzitutto gli eventi in questa, giusto per darvi un po' il quadro, gli eventi ogni 3-4 ore già ti si stravolge completamente il quadro, anche rispetto a quello che Roberto Cotti ha detto. Anzitutto non è così vero, perché poi non era ancora, cioè questa, quella firma quando Roberto ha fatto questo spezzone, non era stata ancora votata la mozione contro la Siria alla Camera, cioè sull'intervento in Siria alla Camera. Dove Brunetta, Speranza, Dallai, Pisicchio, cioè diciamo i capogruppi della maggioranza, hanno sviluppato un testo che né più né meno dice aspettiamo l'ONU ma neutralizziamo le armi chimiche, che è il motivo per cui abbiamo votato contro. Perché il secondo punto in particolare indica che l'Italia si impegna a far neutralizzare le armi chimiche. Ora, o è un discorso prettamente chimico, cioè porre il pH a 7, diciamo così, per renderlo neutro, diciamo così. Altrimenti l'idea potrebbe essere l'utilizzo di qualsiasi tipologia di politica, diplomatica o con mezzi armati per neutralizzare quelle armi chimiche. Questa situazione, allora io vorrei fare un minimo di cappello perché probabilmente non era chiaro per me, abbiamo passato 3 settimane a informarci su quella è la situazione siriana. Una situazione che evidenzia una problematica che non è prettamente siriana, ma degli attori, quindi delle nazioni che ci stanno intorno, anche molto meno dell'Occidente. Magari l'unica nazione come superpotenza che ha interesse è la Russia. Allora, partiamo da questo assunto. Siria e Russia hanno sempre avuto un ottimo rapporto, ok? In particolare la Russia perché ha, per chi non lo sapesse, una base, l'ultima base navale nel Mediterraneo, là lì in Siria, nelle vicinanze di Aleppo, nella parte nord, vicino alla Turchia. La Siria ha forti contrasti e la parte di ribelli è finanziata in particolare dalla Turchia, dall'Arabia Saudita, dal Qatar e da diciamo la parte più occidentale che comunque finanzia parallelamente alla Giordania. La Giordania, l'Arabia Saudita, tra l'altro finanziano fazioni completamente diverse, per cui c'è anche un conflitto. Te, ragionando soprattutto con i curdi, ti ritrovi a vedere che la situazione attuale è di mercenari che sgozzano la gente per la strada. Molte parti dei ribelli sono formate da generali disertori dell'esercito, per cui, a detta dei curdi, molte di queste persone sanno dove sono gli armamenti. E sanno che certi armamenti possono essere ritirati non solamente con razzi dagli aerei, ma anche tramite l'artiglieria. Questo per quanto riguarda la parte ribelle. Per quanto riguarda la parte invece governativa, l'esercito siriano è supportato in maniera molto forte logisticamente e come strutture militari in comando dall'Iran, dai Pasdaran e soprattutto da Hezbollah nella parte sud, che è il partito di Dio. Per chi non lo sapesse, così almeno la traduzione, Hezbollah è il partito di Dio ed è della parte sud del Libano che confina direttamente con Israele. Hezbollah e l'Iran supportano la Siria nel combattere un'altra fazione di islamisti che sono la parte dei fratelli musulmani, gli stessi che poi si ritrovano nella stessa cornice egiziana. Voi pensate che lì è una cosa folle, perché poi ci rientra tutta la parte del popolo curdo che viene mazziato da tutte le parti. Popolo curdo che vive nella parte più vicina all'Iraq, nella parte nord-est del paese, dove ci sono anche i giacimenti di petrolio, ma che non sono la parte fondamentale nel casino della gestione della Siria. La parte fondamentale è che la Siria è uno snodo principale per il collegamento da una parte con la parte dell'Asia, quindi verso il Pakistan e verso le nazioni che finiscono in Stan, non faccio l'elenco, ma insomma tutta la parte di là, perché ci dovrebbe essere creato un gasdotto e dovrebbe bypassare l'Europa e fornire anche la parte egiziana. Questo crea conflitti anche con Israele, perché comunque gli altipiani del Golan sono ancora una parte di conflitto tra la Siria e Israele. Quindi notate che vi ho già definito almeno 7-8 attori diversi in quella situazione che pagano o ribelli o locali.
Considerate poi che la situazione siriana, che è una repubblica, e quindi Assad a giugno dell'anno prossimo gli scade il mandato. Le votazioni sono ridicole, perché le votazioni sono vuoi Assad sì no, ma non è una battuta, le votazioni sono vuoi Assad sì no, ok? Quindi non c'è una lista elettorale, c'è un nome e te fai un referendum, ok? Però formalmente è una repubblica da cui vige dal 73 una legge speciale, perché sono in guerra con Israele. E quindi faccio un esempio: ci sono 17 servizi segreti diversi che controllano in maniera drammatica la vita di tutte le persone. Ci sono il cugino, perché la gente è fortemente arrabbiata, perché il problema lì di Assad come famiglia è fortemente radicato ed è la cosa che accomuna tutte le fazioni ribelli, perché Assad ha un potere politico e il cugino di Assad ha il 60% della potenza economica del paese. Questo non vuol dire che ha delle persone in delle partecipate, ha la proprietà del 60% della ricchezza del paese. Quindi una delle prerogative principali per risolvere la situazione, questo detto da tutti, curdi, filo governativi, filo libelli, perché abbiamo avuto incontri con tutti, è quella di trovare una soluzione senza Assad, che era l'obiettivo di Ginevra 2, che poi è saltato. La manovra di Obama di fare la figura di quello grosso, di quello potente, spostando una valanga di navi, è stato un po' mettersi all'angolo, perché te ti ritrovi in una situazione in cui da lì non ti puoi muovere. Hai fatto una figura nel mondo cascina, perché hai fatto finta di poter attaccare, perché l'obiettivo degli Stati Uniti era questo: te non puoi usare armi chimiche, se io non faccio qualcosa a te, chiunque nel mondo capirà che gli Stati Uniti, se c'è un attacco con armi chimiche, se ne fregano, e questo non è la nostra politica. Si è fatto incastrare dai parlamenti da una parte, perché Francia e Inghilterra hanno negato o comunque non hanno consentito ai loro governi di andare avanti, e soprattutto dalla Russia, che ha un preminente interesse per mantenersi quel tipo di base, per mantenere il controllo della situazione in quel settore, e soprattutto, avendo stretti rapporti con il governo siriano, gli ha dato la possibilità di poter dire distruggo le mie armi chimiche. È veramente un quadro imbarazzante. Voi considerate, a margine di tutto questo, io quando mi ha fatto la domanda, si vedeva la domanda prima, gli ho detto guarda, sarà un argomento lungo e veramente estenuante. Considerate che a margine di tutto questo, il 25 d'agosto in Giordania, il re di Giordania ha invitato tutti i capi di Stato Maggiore di tutte le nazioni della NATO, compresa l'Italia, e è stato definito qualcosa. Io ho già fatto 3 richieste in ufficio di presidenza, in commissione, perché venisse a parlare il capo di Stato Maggiore per sapere di cosa si è parlato. Io vi do solo alcune indicazioni. L'Andrea Doria si è spostata laggiù a supporto dell'UNIFIL, cioè della missione in Libano. Una nave di stessa classe, perché sono state costruite con le stesse tecnologie, della Horizon francese, si è spostata allo stesso modo lì, e i francesi hanno un piccolo contingente in Libano. La formazione a 2 navi serve a proteggere una sull'altra. Infatti in commissione ci si chiedeva come mai si è mandata una nave sola. L'altro giorno ero con degli incursori e ho sentito sentendoli parlare, non parlavano direttamente a me, hanno detto eh sì, ma i francesi hanno mandato anche una Horizon di pari classe a protezione. Questo vuol dire avere una doppia nave, una protegge l'altra mentre l'altra traccia gli antimissili, perché quelle navi in classe Horizon e la nostra Caio Duilio o Andrea Doria hanno un sistema di tracciamento missili antiaereo che permette una contemporaneità di 6 aerei e un missile in tracciamento, e quindi per poterli abbattere. Okay? Quindi quella nave serve per proteggere o la nostra base, o comunque hai un raggio d'azione abbastanza ampio. Detto questo, alcune batterie antimissili nostre dal reggimento Peschiera stanno per essere portate in Giordania. Questo c'è da capire, anche se è vero, anche se le notizie noi sa internamente sono così. Cioè l'idea nostra, ma non è confermata dallo Stato Maggiore, è che in Giordania gli Stati Maggiori, senza neanche i ministeri e ancora di più senza nemmeno i parlamenti, abbiano organizzato un assetto di guerra che permettesse di garantire agli Stati Uniti un supporto in caso in cui loro facessero un attacco. Voi considerate che a detta del generale Bertolini
che è il comandante del COI, cioè del Comando Operativo Interforze, quelli che controllano l'Afghanistan, cioè diciamo il centro di comando militare più importante ci sta a noi. Bertolini mi ha detto che la Siria non ha un'arma, non è armata male. Alcuni armamenti non sono conosciuti, di certo non hanno missili di lunga gittata che possono arrivare fino all'Italia, ma senz'altro se ci mettono una nave davanti, le batterie antinavali che hanno davanti alle coste, che sono peraltro mobili, sono molto pericolose. Lo stesso a livello di aerei, magari un po' vecchiotti, ma ne hanno più dell'Italia. Quindi voi considerate il perché Obama ha poi fatto questo passo indietro. Ora, venendo alla posizione italiana, io vi riporto le parole, prima che venisse fuori Letta, eccetera. Io ritengo che alla fine noi come Italia ci si entri veramente poco, soprattutto da un punto di vista di bombardamenti e supporto logistico, perché non ci sta più le risorse. Il 25 d'agosto io chiamai il ministro Mauro per chiedergli qual era la situazione e lui mi disse: guarda, noi senza un avallo dell'ONU, ma anche se ci fosse l'avallo dell'ONU, difficilmente si potrebbe entrare in quel quadro, perché non abbiamo più soldati o strutture per poter gestire la situazione. Perché voi considerate che 3.500 soldati sono in Afghanistan, 1.200 sono in, 1.260 sono in Libano, poi abbiamo un 300 persone in Libia, un'altra 300 persone in Kosovo, un centinaio di persone in Israele. Cioè, noi abbiamo una situazione in cui le nostre forze qualificate, a prescindere, io vi sto riportando i fatti e non vi sto dicendo che è giusto o non giusto, diciamo che il governo attualmente si è parato, passatemi il termine, il culo, facendo quella mozione in cui si dice che nel caso noi ci si sta, però tendenzialmente se potessero evitare saranno tutti molto meglio. Primo, perché giustamente, come riportava anche Roberto, la missione in Libano è la stessa missione che ci stanno chiedendo i siriani di fare in Siria. Non so se sapete qual è la differenza tra la missione in Afghanistan e in Libano. La missione afghana è una missione di ricerca e di combattimento, quindi vai a stanare direttamente i nemici ed è per me devastante. Poi magari vi racconto un aneddoto successo la settimana scorsa. Viceversa, la missione in Libano è una missione più politica che militare. Da quando nel 2006 è iniziata la missione sono cessati immediatamente i combattimenti.